Salve a tutti amici di YouTube, benvenuti in questo nuovo video da Super Diego Killer. Oggi ragazzi è il 19 agosto, data di uscita del nuovo aggiornamento di GTA V della scuola di volo San Andreas. Ovviamente questa è in pratica il nome del nuovo aggiornamento, che ovviamente da quello che dalle notizie dei più grandi youtuber su GTA avevano previsto, cioè l'introduzione di nuovi aerei. In particolare ve li faccio già subito vedere, che in pratica lo Swift, che è questo elicottero qui, che potete decidere in quale comprarlo, cioè o la versione classica o la versione Flying Bravo, che in pratica c'è $100,000 di differenza. Poi andiamo con il Mili Jet, che in pratica è una specie di aereo di linea da 16 posti, se non mi ricordo male. Questo qui è il jet, proprio quello da 16 posti. E poi abbiamo il Besra, che è questo piccolo aereino da caccia americano, tipo una roba simile. Sul sito Elitas Travel ci sono questi. Poi credo che sul sito Warstock ci sia qualcosa. No, non c'è niente. Quindi sono stati messi solo questi aerei. Invece, per quanto riguarda la macchina, è stata messa la Coquette Classic, che in pratica è la Corvette del 67. Versione classica, quella normale, oppure la versione senza il tettuccio. E questo è un altro veicolo che hanno introdotto nel sito. E in poche parole, questo è solo quello che hanno messo per quanto riguarda i veicoli. Poi ovviamente è stata aggiunta anche la scuola di volo, che in poche parole ci darà una notevole mano ad aumentare la nostra abilità di volo. Adesso aspettate che fotto un veicolo, perché dobbiamo andare all'ammunition, in cui dovremo in pratica... Madonna mia! Spegniamo il volume, ecco qui. Ok ragazzi, perché ovviamente metterò una piccola musichetta di sottofondo, quindi statevene belli tranquilli. Ok ragazzi, andiamo all'ammunition, perché hanno anche aggiunto nuovi paracaduti, nel senso che si può adesso cambiare l'estetica del paracadute. E adesso, andando dall'ammunition, vi farò vedere. Tra poco ci arriveremo. Intanto, appena sono entrato online qui sulla mia Xbox, c'è già stato tutto l'invito da parte dei gruppi. Madonna mia, mi hanno invitato in 250.000 persone. E possiamo dire che sono uno abbastanza famoso. Comunque, andiamo nella sezione dei paracaduti. Come potete vedere, paracadute primario, e qui ci sono, come potete vedere, hanno già cambiato, aspettate che sposto un attimo di qua, oddio, dato mi è squillato il cellulare. Come potete vedere ci sono dei nuovi tipi di paracadute. Potete vedere paracadute aviazione, paracadute a strisce rosse, blu e verdi, paracadute a strisce anche con crema e marrone chiaro. Cioè, in poche parole, questi sono tutti paracaduti che quando li aprite sono fatti apposta. Vabbè, io intanto li compro tutti, tanto ho 19 milioni di dollari. Ok,
Poi, paracadute di riserva, ragazzi, ci sarà anche un paracadute di riserva. Ed è stato attivato anche questo, che è veramente una bella cosa. Avere un secondo paracadute nel caso si spaccasse uno. E poi, ovviamente, ci sono anche gli zaini che in pratica hanno aggiunto anche degli zaini. Tanto Zeno Classico è gratis, vabbè, tanto perché è quello. Soltanto non so perché non cambiano gli stili, non ci fa vedere un'anteprima di questo, però vabbè. E poi ci sono tutte le scie di fumo, che intanto le attivo, le prendo tutte, e ok. Molto bene, ragazzi. Poi, se non mi ricordo male, hanno messo degli nuovi abiti. Ah no, no, scusatemi. Hanno introdotto nuove missioni. Perché le nuove missioni che hanno introdotto sono, credo, una decina di missioni. Tanto pistola vintage, pugnale antico. Vabbè, come vedete io c'ho ancora il Thompson. Troppo bello. Il cannone pirotecnico non ce l'ho più. No, ce l'ho ancora, però non posso più venderlo. Cioè, non posso comprare più le munizioni. Dov'è? Ok, non posso manco più comprare i fuochi d'artificio adesso che ci penso. Cioè, ma è inutile, cioè. Spero che li abbiano levati. Infatti, meno male. Ok, ragazzi, stavo dicendo che hanno anche introdotto delle nuove missioni. Adesso vado un attimo a vedere. Attività create da Rockstar missioni. Vediamo se ce n'è qualcuna di nuovo. Falli fuori. No, queste le ho già fatte tutte. Sì, perché ho fatto tantissime missioni insieme ai miei amici che. No, ragazzi, mi sa che probabilmente non ce le mette qua. Però comunque, ragazzi, vi dico che le nuove missioni sono missioni. In pratica che si fanno in singolo. Nuove missioni singole. E quindi dopo aver fatto queste missioni singole, dopo averle fatte tutte, in teoria si dovrebbe sbloccare un nuovo un vestito nuovo che ci potrà servire per cioè, come premio, ci potrà servire, credo, tipo sia tipo un vestito da pilota, una roba simile. Tanto sto... Ma io non so cosa sta succedendo. Ok, oh. Vediamo un attimo se magari è uscito qualche altro nuovo, diciamo... uscito qualche nuovo contatto, no, zero. Magari poteva essere uscito un contatto nuovo... Per quanto riguarda le missioni in singolo dell'aviazione. Ma credo che lì bisognerebbe andare proprio alla scuola di volo. Spero, credo. In pratica la scuola di volo sta qua. Solito posto, anche dove stava anche nella scuola. Nella storia, scusate. E poi ragazzi, io come al solito... Io vi saluto perché... Il video è finito. Aia. Come al solito io vi dico sempre di iscrivervi al canale, lasciare un commento e mettere anche un like, ragazzi, perché non ci vuole niente a prendere il vostro puntatore del mouse, andare sotto al video e a cliccare mi piace, perché ci vuole veramente poco. Vi ricordo sempre al prossimo traguardo a 300 iscritti, che ve lo ricorderò da tipo 5-6 video a questa parte, che ha prossimo traguardo dei 300 iscritti ci sarà un bello speciale per voi, quindi se volete continuare a vedere i miei video potete continuare, perché sto caricando video a bomba in una maniera assurda. Ragazzi miei, da Super Devo Killer è tutto, ciao ragazzi e al prossimo video!